In questo problema ho immaginato un disco di massa mezzo chilo e di raggio 40 centimetri e un razzetto, quindi un piccolo razzo di massa M' 200 grammi, che è posto a una distanza di soli 30 centimetri dal centro del disco. Allora il disco all'inizio già sta ruotando con una certa velocità angolare, 0,40 radianti al secondo in senso orario. A un certo momento si accende questo razzetto sputa fuori i gas di scarico all'indietro e quindi esercita in avanti una forza costante che fa accelerare la rotazione del disco. Quindi questo disco dalla velocità angolare di 0,40 radianti al secondo passerà a una velocità angolare più grande, 1,6 radianti al secondo, quindi quadruplica la sua velocità in 4 secondi di tempo. Quindi il razzo rimane acceso 4 secondi e produce un'accelerazione angolare. Immaginiamo che la forza esercitata dal razzo sia costante e la domanda è quanto vale questa forza costante del razzo. Fermate qui il video e cercate di risolvere da soli questo problema, lo svolgimento lo guardate alla fine. Lo svolgimento, come al solito, si può fare in due modi, o con la legge di Newton rotazionale o con il teorema dell'impulso angolare, che sappiamo sono due modi diversi di scrivere la stessa legge fisica. Cominciamo dalla legge di Newton rotazionale. Abbiamo una forza costante che produce un momento torcente costante. Il momento torcente totale, quindi, è la causa dell'accelerazione del disco. Siccome il momento torcente totale, cioè il momento torcente della forza F, è costante anche lui, perché è costante la forza, allora sarà costante anche l'accelerazione. Vuol dire che il disco si muove di modo rotatorio uniformemente accelerato. Perciò, ripeto sequenza logica dei ragionamenti, un momento torcente totale costante produce un'accelerazione angolare costante. Accadeva la stessa cosa nella dinamica lineare, una forza totale costante produceva un'accelerazione lineare costante, moto rettilineo uniformemente accelerato. Questa considerazione andava fatta anche in tutti i video precedenti, gli esercizi già svolti. Anche in quei casi, infatti, c'era sempre un momento torcente totale costante che produceva un moto circolare uniformemente accelerato. Questo momento torcente generato dalla forza F si può calcolare come al solito forza per braccio e come accade ogni volta che la forza è tangente al bordo, in questo caso non è proprio sul bordo del disco, però è tangente alla traiettoria circolare del razzetto, quindi c'è sempre l'angolo retto fra R' e F. R', ricordiamo, sono i 30 centimetri di distanza tra il razzetto e il centro del disco. Allora, quando c'è l'angolo retto, vuol dire che il raggio R' è anche il braccio della forza. Infatti, il braccio della forza è la distanza tra la retta della forza e il centro di rotazione. Quindi questo momento torcente della forza F si può calcolare raggio per forza. Raggio R' però, perché bisogna vedere appunto la distanza tra la forza e il centro di rotazione. Sono 30 centimetri per F' che è la nostra incognita, cioè per F che è la nostra incognita, la forza esercitata dal razzetto. A destra dell'uguale abbiamo l'accelerazione angolare che possiamo calcolare subito. Infatti sappiamo che in 4 secondi la velocità angolare aumenta di 1,2 radianti al secondo. Aumento di velocità angolare 1,2 radianti al secondo in 4 secondi, risultato dell'accelerazione angolare 0,30 radianti al secondo quadrato. Vuol dire che ogni secondo che passa aumenta la velocità angolare di 0,30 radianti al secondo. Inoltre dobbiamo anche calcolare il momento di inerzia del sistema. Qui si parla di sistema perché è formato da due oggetti. Non c'è solo il disco, c'è anche il razzo. E quindi il momento di inerzia del sistema è il momento di inerzia totale, è la somma dei due momenti di inerzia del disco e del razzo, che le quantità del razzo l'ho sempre indicate con l'apice, quindi I del disco più I' del razzo. Ora, il disco sappiamo che ha il momento di inerzia 1/2 mR al quadrato. R è il raggio del disco, massa, M è la massa del disco.
E infatti è mezzo chilo la massa e 40 centimetri, 0,40 metri il raggio. Invece il razzo non è un disco, è un punto che si muove lungo una circonferenza. E sappiamo che un punto in rotazione, un punto materiale, ha un momento di inerzia mr alla seconda. Però, quindi non c'è un mezzo. Però quale massa? Non la massa del disco, ma la massa del razzetto, m', 200 grammi. 0,2 kg e quale raggio alla seconda? Non il raggio del disco, ma il raggio di rotazione del razzo, quindi 30 centimetri R'. Infatti ci va 0,30 metri al posto del raggio. Andando a eseguire i calcoli, il momento di inerzia del razzo è 0,018 kg metri quadrati. Quello del disco è 0,040. La somma di questi due momenti di inerzia è il momento di inerzia totale del sistema, 0,058 kg metri quadrati. La nostra incognita, abbiamo detto, è la forza esercitata dal razzo, quindi con la formula inversa ci calcoliamo questa forza dividendo il momento di inerzia totale, 0,058 kg m2, dividendolo per R', 0,30 metri, R' era 30 centimetri, e moltiplicando per l'accelerazione angolare che abbiamo calcolato prima, era 0,30 radianti al secondo quadrato. Le unità di misura rimangono, si semplifica uno dei metri, quindi rimane chilo metro fratto secondo quadrato, sono giustamente newton, la forza esercitata dal razzo. E il risultato numerico è 0,058, quindi questo razzo esercita 0,058 newton di forza. L'altro modo per risolvere il problema era il teorema dell'impulso angolare: il momento torcente totale applicato per un certo tempo, quanto tempo? 4 secondi, produce una variazione del momento angolare. Chi era il momento torcente totale? L'abbiamo visto prima, R' per F. F è la nostra incognita, la forza del razzo. R' era 30 centimetri, delta T abbiamo detto 4 secondi. Chi è invece la variazione di momento angolare? È il momento angolare finale meno quello iniziale. Quello iniziale non era 0 perché il disco già ruotava all'inizio. Quello finale sarà più grande di quello iniziale. Come si calcola il momento angolare? È l'analogo della quantità di moto, l'analogo rotazionale. La quantità di moto è massa per velocità. Il momento angolare, quindi al posto della massa mettiamo il momento di inerzia e al posto della velocità mettiamo la velocità angolare. Però dobbiamo stare attenti perché questa formula si riferisce all'intero sistema, che non è solo il disco più il razzetto. Quindi quando andiamo a calcolare il momento di inerzia dobbiamo prendere quello del sistema intero, I totale. Perciò a questo punto ricaviamo la forza del razzetto, dividendo L-L0 diviso R' delta T. L-L0 mettiamo in evidenza, cioè raccogliamo a fattor comune il momento di inerzia totale, rimane omega meno omega 0 e finalmente possiamo sostituire i valori numerici. Momento di inerzia totale già calcolato prima. La differenza tra le velocità angolari, finale meno iniziale, finale era 1,6, iniziale era 0,4 radianti al secondo, quindi 1,6 meno 0,4, 1,2. Radianti al secondo, R' 30 cm, delta T 4 secondi. Svolgiamo i calcoli, 0,058 newton, è stesso risultato di prima.